Coronello Laurenzi, affacciati alla finestra, che tempo che fa. Voi potete diventare i nostri meteo reporter per un giorno. Stamattina le papere saranno infinite, mandateci le foto della... Abbiamo Buongiorno Italia. Oppure il caso che magari con la normale diligenza poteva essere... Avvocato Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera ha lanciato la proposta: perché non fissare sanzioni esemplari per chi sottrae tempo prezioso ai magistrati, costringendoli a occuparsi di inezie? Sarebbe... No, perché la prima parte del libro racconta... Sud America, partiamo, via, Los Locos. Uno partire in famiglia, bellissimo, meraviglioso questo duo artistico. Però adesso parliamo del viaggio. No, che fai? Mi accomodo, perché tu ti accomodi luna qui, di miele in tre, se no non va bene. Non vi siete portati anche lui luna di miele, voglio sperare. Noi tre siamo una bella, trovare la donna giusta per condividere anche l'esperienza poi, certo, del duo artistico. Però appunto è una grande soddisfazione fare la nostra musica, che ci avete portato al vostro album. Il terzo incontro. Parla dei videoclip, come realizzarli, insomma abbiamo sempre, sì, qualcosa. Sì, un'idea creativa del matrimonio. Sì, no, l'ho detto io. L'hai detto tu. È in bocca al lupo per i vostri progetti futuri. E certo, okay. Non avevamo dubbi, una pariurra. Allora, abbiamo la nostra segna stampa che parte da due notizie. Una riguardante Michelle Hunziker, che ormai è definitivamente incinta. Questo figlio sarà per sempre. Eccola qua, ecco la foto che suggella questa armonia. La ricorderete, è una foto di 2 anni fa del Capodanno. E poi, ma non so ma con chi. Ma ha provato un abito da sposa. Ma non so con chi, ovviamente. Andiamo poi alle clamorose dichiarazioni di Raffaella Fico, la showgirl che, come ricorderete, aveva messo all'asta quotidiani, perché mi piace tenermi informata sui destini del paese e non lei tale. Su Donna al Top abbiamo la copertina di Maria De Filippi e arriva la dica. Che dice Fabio Testi, la D'Urso, che aspetta, amore, che se sono rose. Se sono rose sono fiori, esatto. Se sono rose, quello che ha raccontato lui non si capiva. Ricordate il dramma di Immacolata di Salerno, che già aveva scritto a Marta Flavi? Qualcosa sì. Il suo fidanzato, lei ha scoperto dopo anni di fidanzamento, che nella cama Albano, qui che sembra Antonello Venditti, guardate che strano. Carmen Russo. Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno avuto la bimba, adesso la notizia, riguardante le finte donne dei calciatori. Su Eva Mese l'approfondimento degli anelli, quindi bene. Auguri a Natale. Auguri, auguri, salutiamo a Natale, ciao. A proposito, mamma tua, e comunque per qui adesso magari, eccolo, vediamo. Mamma per questi modelli educativi. La ricerca che è stata effettuata in Veneto avrebbe dato dei risultati, che ne so, magari diversi se fosse stata effettuata in Campania o certo. In Sicilia? Certamente, ma non era necessario, che si sostituisce ad ogni bisogno. E quindi in questa ricerca manca un mondo, ma deve fare anche un'azione antidepressiva nei confronti di educativi figli di due culture diverse, lo abbiamo detto. Questo compensa però gli eccessi, cioè forse porta un equilibrio. Sono giusto le ultime telefonate, sì. Queste di questa stagione, ma il professor Sabatini è qui, insomma. Partiamo. Sentiamo subito chi c'è al telefono, il primo soccorso linguistico. Bene, ci sfigura davanti a brillantemente. Insomma, ecco, nell'altro caso, poi veniamo a una ipotesi che può giustificare, nell'altro caso le foto ti ritraggono come spesso non sei. Allora significa che queste foto, altrimenti ricadiamo nel significato di prima, casualmente queste foto... Sarà avuto un sussulto? Beh, sì, mi pare il commento scientifico di un processo di molecole, materia, eccetera. No, liquefano, liquefanno. Ora, questi si sono appartati, ma gli altri seguono il fare, quindi liquefanno. E queste due soltanto creano tutta questa confusione. Ma nella lingua questo succede, trascinano la confusione. Altro SOS linguistico telefonico, pronto, buongiorno. Ciao,
Salve, buongiorno, sono Serena di Firenze. Una domanda, professore, buongiorno a tutti in trasmissione. Ce ne sono tante strette parenti, e come, eppure, e altre, si fonde con quelle parole che ci sono dopo, avverbi speciali. Dopo, infatti, è una... Abbiamo chiarito anche questo dubbio, adesso a lei la dunque, parola. Dunque, sì, abbiamo tempo fa segnalato che una decisione del Politecnico di Milano di escludere l'uso dell'italiano nei livelli del biennio e del biennio di specializzazione e nei dottorati di straordinaria importanza, nella quale non si può procedere in questo modo immediato. Alla luce del principio di internazionalizzazione delle università, non è vero che cambia così rapidamente, la lingua continua a servirci a lungo così com'è. Manette di pane e lei in mezzo è stato il companatico sapido di questa stagione. Secondo me è un problema dovuto anche al fatto che tutto sommato i canali sono talmente... La storia per... vediamo. Qual è quello che ti ha colpito di più di quest'anno? Non tra i tanti tuo, imprevisti della non televisione? Tuo, Luca. Tu sei proprio di... diciamo perché... Ma poi alla fine... Di domenica scorsa. Bravo, altissimo. Hanno partecipato a 32 istituti, si sono esibiti in questo studio 80 giovani talenti musicali. Questa puntata è la nostra stagione, quindi in bellezza e altezza. Tori, ancora una volta al Ministero dell'Istruzione. Spontaneo. Per aver avuto il grande merito culturale di proporre alla vasta platea di telespettatori. Catania, io a Firenze. Attraversato, o stia attraversando un buon momento. Però anche in queste situazioni di difficoltà noi abbiamo così, ci piace essere positivi e l'abbiamo fatto con una trasmissione a filiera zero, interamente realizzata dal centro di produzione Rai, che ha avuto la forte concorrenza, che se ne dica, dei canali Ditta. Ma abbiamo vinto, grazie, questa non è demagogia, con la gente della Rai TV. Grazie. Questo applauso è per voi. Attenuante, concedetecela. Grazie a una splendida Miriam Leone, che è stata una grande scoperta di Miss Italia, che ce l'ha consegnata. Io a Giovanni Tagliatore, a tutti quanti. I'm up all night to get